sembra che il cinema italiano faccia un po' fatica. Il cinema, quello lo chiamiamo commerciale solo per il tempo, cioè non c'è nessun elemento svalutativo in questo aggettivo. Perché secondo te? Tutti il cinema fa Sì, fatica, non solo no, no, quelli italiani. no, quella è ragione. Poi però uno vede Batman, vede. Luna, questi qui sono fatti per attirare gli spettatori, sono delle macchine da guerra, così in un certo modo noi non facciamo macchine da guerra, noi facciamo delle cose che vogliono raccontare, però fanno fatica, cioè intanto del cinema si parla poco, poi pensate solo questo, la Mostra di Venezia. Come viene pubblicizzata sulle televisioni che a mezzanotte, all'una, alle due, non c'è un cavolo, e invece, per esempio, Cannes viene raccontato in Francia in tutti i modi. Il cinema in Italia si parla poco. Nei giornali, adesso che tutti quanti guardiamo i giornali online, il cinema è l'ultima delle cose online che si vede. Il cinema è una parte importantissima della nostra vita. Niente come il cinema racconta il nostro mondo. E quindi questo è sbagliato, bisognerebbe parlarne di più. Bisognerebbe che manifestazioni come queste ce ne fossero una in ogni città, bisognerebbe che il film venisse insegnato nelle scuole, bisognerebbe che i film venissero visti nelle scuole. Tutto questo non viene fatto, poi con la pandemia peggio di peggio. Non lo so perché, credo che ci sia un problema sociale, politico, etico. Tra l'altro rispetto alla necessità proprio lo credo 10 giorni fa più o meno, il Ministero ha investito una cifra considerevole, no? Proprio per scuole. E Speriamo che vediamo, venga. esatto, che prima vengono spesi bene e usati, perché è inevitabile che, infatti a un certo punto non so bene chi, in un dibattito, dicendo tu cosa ne pensi? Io ricordo che questo problema del cinema nelle scuole c'è dalla fine degli anni 70, no? E poi però nessuno fa qualcosa di davvero di concreto ed è assurdo che un paese che ha una storia importante cinematografica come l'Italia. Esatto, non venga raccontata. Io per un periodo ho fatto la proiezionista, prima di fare il produttore facevo la proiezionista e facevo molti film per le scuole, stavo con i ragazzini a raccontare, non sapevano niente. Mi ricordo una volta c'era un film sul nazismo, non sapevano neanche che c'erano stati, che c'era stata la Shoah, che c'era stato quello che era successo. I ragazzini delle scuole non insegnano quasi niente, non so perché, non so di chi è la colpa, però la storia contemporanea, la nostra storia, la nostra vita non viene regolata nelle scuole. Il cinema è un buon mezzo e in più si impara a vedere perché la sintesi dell'immagine, un modo di racconto che non è quello televisivo, può dire moltissimo. No, poi soprattutto ne accennavamo ieri, no? Presentando il film della regista ucraina, no? Zabuti, il cinema molto spesso ha una capacità di afferrare e di raccontare dei nodi che stanno al di fuori del cinema molto in anticipo rispetto poi, no? A quando arrivano poi tutti i sapientoni dei giornali o delle televisioni a spiegarci che Ah, cosa sì, accade. allora ho fatto un film che avevo voluto fare a proposito dell'Ucraina. Un giorno ho letto su un giornale che Oleg Sentsov, un regista ucraino, stava in prigione e comunicando e mandando lo storyboard con il suo avvocato stava facendo un film molto semplice e molto elementare perché scritto da uno in prigione, comunicato ad un avvocato e poi realizzato da una produttrice. Era una cosa difficile. Allora subito ho cercato il numero di questa produttrice e l'ho chiamata dicendo voglio fare questo film, voglio partecipare. Io credo che loro hanno pensato che io ad una schiera della Russia, non si capiva perché non mi hanno mai risposto. Hanno pensato che volesse essere una spia infiltrata proprio, insomma, no? Poi sai se è stato fatto questo film? No. È stato finito, ma lui poi è uscito con un altro film che non era tanto bello, che è andato a Venezia, mi pare, o non mi ricordo, a Cannes, da qualche parte. Però questo qui non è stato fatto, era un film sui numeri che veniva fatto dalla prigione e poi non è stato finito. Era una cosa No, una storia incredibile. veramente singolare, insomma. No, mi viene in mente quello,
ci spostiamo in Turchia, no? Quando Buñuel era in prigione e che poi delegò, no? Per fare un film, e quel film poi invece fu realizzato. Però siamo quasi verso la fine. Cioè.